Benvenuti ad una nuova diretta di review sul vostro canale Parole di Vita. È un piacere stare insieme a voi in questo tempo nel quale insieme guarderemo e affronteremo ancora una volta una tematica, un aspetto che riguarda la nostra fede in Dio. È meraviglioso sapere il grande sacrificio che Gesù Cristo ha fatto per noi affinché la voragine di separazione che c'era tra l'uomo e Dio fosse annientata, abbattuta, livellata. Questa opera di espiazione che è stata necessaria per avvicinarci al nostro Signore è avvenuta come secondo un piano di salvezza che Dio stesso ha appunto pianificato per noi affinché non morissimo nei nostri peccati. La nostra natura peccaminosa ci fa nascere, crescere e vivere in una completa separazione da Dio perché include la nostra natura il peccato, questo elemento che ci fa sbagliare nei confronti di Dio continuamente, avendo e macchiando le nostre coscienze, avendo un'anima ribelle, tendente verso l'inferno, che è la destinazione appunto del demonio e anche dei peccatori. Noi sappiamo però che questo ruolo importante di Gesù Cristo, il ruolo espiatorio di Gesù Cristo, si è compiuto sulla croce dove ha sparso il suo sangue. Il sangue. Questo è quello di cui parleremo oggi, proprio il valore che ha il sangue, e siamo felici di farlo attraverso un ospite che ha scritto ha scritto un libro proprio che parla di questo grande elemento straordinario, un elemento importante, lo vedremo poi insieme. Prima di continuare, di avviare e di iniziare la nostra puntata in diretta oggi, vorrei presentarvi un video che ci dà degli aggiornamenti sui nostri fratelli di Cristo e la risposta che in questo periodo si trovano nelle Marche. Quindi chiedo alla regia di mandare un video di presentazione della campagna evangelistica che è già in corso a San Severino Marche. Prego. Questo non c'è, non è come. Allora, pace a tutti voi che ci seguite dalla diretta. Siamo qua a San Severino Marche, diciamo nelle Marche, nell'entroterra delle Marche, centro-nord dell'Italia. Per noi è un piacere poter fare questa campagna evangelistica perché, come abbiamo già detto in diverse occasioni, nel troncone italiano che va da Roma a Bologna siamo un po' scoperti per quanto riguarda la testimonianza. Come vedete, i nostri camion da stamattina alle 7 circa da Capua stanno arrivando qua dopo diverse ore di viaggio. E come dire, vi lascio al pastore Massimo. Massimo, presentati. Pace del Signore, carissimi fratelli e sorelle, per noi è una grandissima gioia avere la possibilità di questa campagna evangelistica nelle Marche. È la prima volta che la tenda Cristo dà risposta è qui a San Severino e noi siamo grati al Signore perché sicuramente il Signore benedirà grandemente questa campagna evangelistica. Pregate per noi, il nostro desiderio è che tutte le città della regione Marche vengano raggiunte dall'Evangelo e la preziosa collaborazione con i fratelli della tenda Cristo della risposta sarà veramente una campagna evangelistica dove il Signore manifesterà la sua gloria e siamo grati a Dio di poter collaborare con questi fratelli perché il grande mandato che Dio ha affidato alla Chiesa è l'evangelizzazione nel mondo. Che Dio vi benedica, vi aspettiamo tutte le sere dal 3 settembre al 18 settembre nel rione Settempeda alle ore 20 tutte le sere avremo i nostri culti, le nostre riunioni, siete invitati e portate tante anime sotto la tenda. Siamo certi che ci sarà una grande raccolta di anime e vedremo la gloria di Dio. È veramente per noi della comunità di San Severino Marche una grande vittoria, una gioia che il Signore ci sta dando di vedere questa città e questi paesi raggiunti dalla predicazione del Vangelo. Un abbraccio a tutti, che Dio vi benedica. Pace. In
Gloria al nome del Signore, ringraziamo Dio per questa campagna evangelistica, preghiamo per voi fratelli, preghiamo per quanto il Signore ha messo sul vostro cuore e vi accresca di anime nuove lì sotto la tenda. Se ci stai seguendo dalle Marche, sappi che c'è un'opportunità per te, un'opportunità per conoscere direttamente l'Evangelo predicato, anche live, oltre diciamo gli schermi, puoi recarti appunto a San Severino Marche e partecipare ad uno dei culti sotto la tenda di Cristo alla risposta. Per capire bene gli orari e l'indirizzo preciso ti consiglio di visitare la pagina di Cristo alla risposta, la pagina Facebook, oppure il loro sito Cristo è la risposta. Bene, possiamo partire con la nostra puntata, con il nostro tema di oggi. Sono, come appunto dicevo all'inizio, molto felice di parlare di questo tema perché abbiamo sempre nella nostra concezione il valore del sangue come qualcosa che porta vita, ma poi ci rendiamo conto che anche la nostra anima ha acquistato vita, ha ricevuto vita nel momento in cui abbiamo accettato Gesù nel cuore e il suo sangue ha lavato la nostra anima dai peccati. Siamo presenti alla presenza di Dio come figli e non più come creature peccaminose. Continuiamo probabilmente ad essere attentati nella nostra carnalità, nella nostra umanità, ma il sangue di Cristo ci lava ogni giorno, ogni istante. Questo concetto è espresso in molti passi della parola e per questo motivo poi lo affronteremo insieme al nostro ospite, ma lo voglio presentare con due versetti presenti in Ebrei al capitolo 9, i quali dicono veramente tanto riguardo appunto al tema di oggi. È il Ebrei capitolo 9, i versetti che sono il 13 e il 14 dicono: infatti se il sangue di capri, di tori e le ceneri, alleluia, di una giovenca sparsa su quelli che sono contaminati li santificano in modo da procurare la purezza della loro carne, questi erano i precetti delle leggi ebraiche, quanto più il sangue di Cristo, che mediante lo Spirito Eterno offrì se stesso puro di ogni colpa a Dio, purificherà la nostra coscienza dalle opere morte per servire il Dio vivente. Gloria al nome del Signore. Non aggiungo altro, do subito la parola e vi presento il nostro ospite di oggi che è il pastore apostolo Paolino Baldari, presidente della Rete Nazionale Intercessori. Benvenuto Paolino e grazie per aver accettato il nostro invito oggi qui a Review. Shalom Michele, shalom a tutti, buongiorno, è un onore, un piacere poter collaborare con te e con Parole di Vita. Alleluia, gloria al nome del Signore. Abbiamo appunto introdotto il tema del sangue, il valore del sangue. Sappiamo e vogliamo annunciare ai nostri amici che hai lavorato ad uno studio, ad un libro ultimamente proprio per approfondire il tema del valore del sangue di Cristo e anche il valore che ha avuto per l'espiazione del peccato dall'uomo. Inizierei proprio ti chiederei proprio brevemente di aiutarci a capire cosa ti ha portato a questo studio e cosa hai sentito di particolare che oggi puoi condividere con noi come riassunto definitivo, sinottico del lavoro che hai fatto. Sì, intanto vi mostro la cover, la copertina del libro. Questa copertina l'ho avuta in cuore da tempo, la corona di spine con del sangue che viene versato, che è il tema, diciamo, conduttore di questo libro, che si chiama Il valore del sangue. Ritengo sia un libro del fondamento, che stabilisce il fondamento, perché come tu ben hai detto, leggendo da Ebrei 9, il sangue è il modo, la chiave, il veicolo attraverso il quale, l'unico modo, non esiste altro modo, per approcciare in maniera consona il trono della grazia di Dio. Per fare in modo che noi possiamo avere, diciamo, stimare in maniera corretta il valore del sangue, dovremmo cominciare a vedere il sangue, considerare il sangue dalla prospettiva di Dio, perché è Dio che ha stabilito che sia il sangue
a compiere l'espiazione, perché nel sangue, come tu ben sai, c'è la vita, quindi il sangue rappresenta la vita di colui che lo offre, di colui che lo dona. Quindi il sangue di Gesù, che è un sangue puro, che è un sangue non contaminato da peccato, era l'unico sangue che rappresentasse la vita di Gesù, quindi la vita di Dio fattosi uomo, in grado di offrire un sacrificio di riparazione utile per l'espiazione dei peccati di tutto il commessi da tutto il genere umano, dal primo all'ultimo uomo, nessun altro l'avrebbe potuto fare. Quindi considerare il sangue dalla prospettiva di Dio ci aiuta, ci dà la grazia, ci dà la possibilità di conferire al sangue il giusto valore. Ho voluto scrivere questo libro proprio per fare in modo che tutti quelli che lo desiderano possono avere, diciamo, la possibilità di accedere a una lettura che gli possa conferire la possibilità di ottenere le giuste risposte a delle giuste domande e avere anche delle chiare rivelazioni sul valore del sangue. Una delle prime domande che un po' apre la nostra chiacchierata, Paolino, è il sangue di Gesù, ma era proprio necessario? Si poteva evitare questo sacrificio? Questa è una delle domande che mi sono arrivate in privato dopo aver avvisato, annunciato la nostra chiacchierata. Mi è sembrata una domanda alquanto utile per introdurre la nostra chiacchierata. Bellissima domanda, bellissima domanda. Guarda, lo stesso tipo di domanda lo ha posto Gesù a suo papà. Quando nel giardino del Getsemani, essendo sotto pressione a causa del peso dei peccati di tutto il genere umano che gravava su di lui, Gesù ha chiesto al Padre: Padre, non è possibile fare in modo che questo calice passi oltre? Non c'è un altro modo attraverso il quale possiamo risolvere questo problema? Ma alla fine Gesù ha dovuto dire: non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Quindi, dal tipo di quesito posto da Gesù al Padre e dal fatto che il Padre non abbia dato a Gesù un'altra possibilità, dobbiamo convenire che il sacrificio cruento col sangue fosse l'unica possibilità di salvezza per il genere umano. Tra l'altro ci sono delle scritture fondamentali su questo tipo di argomento che possiamo trovare sia nel Vecchio Testamento quanto nel Nuovo, sia nell'ambito del Vecchio Testamento con Levitico 17:11. Che dice proprio in questo modo, lo leggo, poiché la vita della carne è nel sangue. Per questo vi ho ordinato di porlo sull'altare, per fare l'espiazione per le vostre persone, perché è il sangue che fa l'espiazione per mezzo della vita. Questo è un verso, anzi sono due versi, Levitico 17, 11 e 12, che danno una risposta alla nostra domanda, il versetto 11 in maniera particolare. Ma anche andando in Ebrei, al capitolo 9, possiamo leggere che senza spargimento di sangue non c'è remissione di peccato. Perché? Perché il sangue era il modo attraverso il quale venivano effettuati sacrifici di riparazione. Vita per vita, occhio per occhio, dente per dente, mano per mano e così via. Quindi una persona che nel vecchio patto compiva un peccato o più peccati era passibile di morte, perché chi commette il peccato muore. Ma nella sua grazia, nella sua misericordia, Dio aveva permesso di offrire, nel caso in cui si commettevano dei peccati, e chiaramente tutti li commettevano, di offrire dei sacrifici di riparazione, offrendo la vita, quindi il sangue di animali come olocausti, come sacrifici di riparazione. Questo sangue veniva posto sull'altare come sostituto della vita di colui o di colei o di coloro che avevano commesso il peccato. Quindi Dio accettava il sacrificio di una vita animale in sostituzione della vita di coloro che avevano commesso il peccato. Questo chiaramente. Tutto il Vecchio Testamento è pieno di questi sacrifici cruenti, è pieno di questi atti di riparazione che venivano appunto compiuti attraverso il sacrificio di animali e l'offerta del sangue che veniva messo sull'altare come unico mezzo per riparare al peccato commesso e quindi ripristinare la comunione con Dio.
È chiaro che tutto quello che c'è nel Vecchio Testamento, il sangue di animali, le figure tipologiche, profetiche, non sono altro che una chiara indicazione del perfetto sacrificio espiatorio e redentivo che poi Cristo, come l'agnello di Dio, avrebbe compiuto sul Golgota, su questo altare costruito da Dio a forma di croce, sul quale l'agnello di Dio avrebbe immolato se stesso, donando la sua vita, quindi versando il suo sangue, per l'espiazione e la cancellazione dei peccati commessi da tutti coloro che credono in lui e ricevono con fede il suo sacrificio. Credo che questo sia sufficiente come Assolutamente risposta. sì. Abbiamo letto, hai citato Levitico e poi abbiamo letto Ebrei. Sembra una Sì. faccenda che riguarda solo il popolo ebraico. Abbiamo letto il Levitico, che è una serie di precetti scritti appunto per il popolo di Israele, e poi tra le tante epistole a disposizione del Nuovo Testamento abbiamo letto proprio Ebrei. Perché questo concetto è così forte nel popolo ebraico, nella cultura ebraica, nel popolo di Israele, anche oggi, e perché invece noi gentili che abbiamo avuto accesso all'Evangelo proprio grazie a questo sangue di Cristo, facciamo spesso fatica a capirne il valore. Beh, ritengo che il popolo di Israele sia stato in grado di capire prima di noi gentili l'importanza e il valore di questi sacrifici cruenti e quindi del valore che Dio stesso attribuisce al sangue, perché Israele, tu ben sai, è il popolo che è stato scelto da Dio. Prima in Abramo e poi attraverso la progenie di Abramo si è costituito questo popolo, questa nazione, che è stata depositaria di quelle che sono state le rivelazioni e le direttive che Dio ha dato a questo popolo, in maniera tale da creare per sé un popolo, come dice Pietro, un popolo che potesse essere in grado di esprimere i principi spirituali, i valori che Dio attribuisce e quindi ritiene come tali, e fare in modo che attraverso di Israele la cultura del regno si possa in qualche modo, potesse venire in qualche modo consolidata, espressa e anche diramata ad altri popoli. Tra l'altro, la lettera agli ebrei non credo che sia destinata solo agli ebrei, rientra nell'ordine delle lettere pastorali, quindi è una lettera che va bene anche per i gentili. Avremmo potuto usare anche dei versi come quelli di Paolo apostolo nella lettera ai Romani, capitolo 3, anche Galati dice delle cose molto importanti in relazione a questo meraviglioso dono che Dio ha dato al genere umano attraverso Cristo. Quella di Ebrei è una lettera che appunto mette in risalto questo sacrificio cruento, questo dono della vita di Gesù che è stato attraverso il versamento del suo sangue. Quindi gli ebrei prima di noi hanno compreso questi valori, queste dinamiche spirituali, che poi, nel momento in cui è arrivato il compimento dei tempi, la parola di Dio dice che nel compimento, nel pleroma, nel compimento dei tempi, la rivelazione di Dio poi si è estesa a tutti gli uomini affinché tutti gli uomini potessero essere salvati, e questo è avvenuto 2000 anni fa in Cristo. In Cristo abbiamo ricevuto la rivelazione perfetta e completa dell'opera di redenzione di Dio, che Dio ha compiuto grazie a Gesù a favore del genere umano. Alleluia. Che ruolo assume poi il sangue, Paolino, nella resurrezione? Quale è stato il cambiamento? Il sangue di Cristo sparso in croce, paradossalmente non presente in un corpo posto all'interno della tomba, però poi vediamo quel corpo risorto che prende di nuovo vita e porta a sé tutta una serie di persone, di uomini e donne, grazie a Dio anche pescati dalla storia, dai tempi precedenti, in quei 3 giorni straordinari del segno di Giona. Che cosa poi è accaduto a quel sangue? Quel sangue oggi c'è ancora, ha ancora un ruolo? Sono domande che probabilmente aprono a una discussione di tipo evangelistica, non tanto per capire cosa è accaduto, però c'è bisogno di capire forse che abbiamo oggi una realtà alla quale non bisogna nel modo più assoluto, insomma, sottovalutare e mettere da parte, come No, appunto il valore del assolutamente. sangue. Beh, io credo che ci sia comunque intanto da fare una distinzione tra il Vecchio e il Nuovo Testamento, no?
In effetti il momento che sancisce la differenza, questa rottura Alleluia. dispensazionale tra il vecchio e il nuovo patto è il momento in cui Gesù è morto e poi è risorto. È chiaro che prima del sacrificio di Cristo non si poteva parlare né di resurrezione nel senso spirituale, perché le persone non potevano gustare la nuova nascita. Mi sentite sempre? Sono in Sì, linea? ti Sì, sentiamo sempre. Sì, no, sembrava di essere uscito. Quindi c'è questa distinzione da fare tra vecchio e nuovo: il momento in cui Gesù muore e risorge segna il tempo dell'abolizione del vecchio alleluia. patto per l'introduzione del nuovo patto, che è la nuova ed eterna alleanza che grazie al sangue di Gesù era stata in quel momento stabilita da Dio. Alleluia. Questo ha dato modo a tutti gli uomini che ricevono Cristo come loro personale Signore e Salvatore di gustare questo miracolo essenziale per la salvezza, che è quello che la Bibbia definisce essere il miracolo della nuova nascita. Il miracolo della nuova nascita è una vera e propria resurrezione spirituale. Tu sai benissimo, noi sappiamo benissimo, che le persone che non hanno ancora gustato questo meraviglioso dono, questo miracolo della nuova nascita, sono ancora spiritualmente morte. Quindi il miracolo della nuova nascita altro non è che una vera e propria resurrezione dello spirito, mediante la quale, resurrezione, il nostro spirito ricomincia a vivere, prende nuovamente vita. Infatti Gesù viene definito lo spirito vivificante proprio perché Gesù, attraverso il suo sacrificio, ha reso possibile la resurrezione del nostro spirito. Quando lo spirito umano in Cristo risuscita, diventa una nuova creatura. Come dice San Paolo Apostolo, le cose vecchie sono passate, ecco, tutte le cose sono diventate nuove, perché adesso noi abbiamo una nuova identità che ci permette di identificarci con Cristo. È quella immagine e somiglianza che all'origine Dio aveva conferito all'uomo, Adamo ed Eva, prima che essi peccassero, viene restaurata e ripristinata nei figli di Dio grazie a questo meraviglioso miracolo della nuova nascita. Quindi il sangue, ovvero l'offerta del sangue che Gesù ha compiuto sulla croce al Calvario, è stato il mezzo attraverso il quale oggi è stato reso possibile questo miracolo della nuova nascita, per mezzo del quale noi possiamo essere spiritualmente resuscitati e avere nuovamente comunione con Dio. Questo sangue ha abolito, ha distrutto la separazione. Infatti, il primo risultato, il primo dono, il primo beneficio che noi otteniamo grazie al sacrificio compiuto da Gesù sulla croce, è la riconciliazione con Dio. Paolo Apostolo, nella sua seconda lettera ai Corinzi, lo dice che, andando oltre l'ignoranza degli uomini, Dio era personalmente presente in Cristo, riconciliando il mondo a sé, riconciliando l'umanità a sé e restaurando verso di noi tutti i suoi favori divini. Questo non lo trovi scritto nella nostra versione, ma lo trovi scritto nella versione Amplified in inglese, che rende un po' in maniera più approfondita il concetto che San Paolo voleva esprimere nella sua seconda lettera ai Corinzi. Gloria al nome del Signore. C'è una domanda, una curiosità, insomma, più che una domanda. Qualche amico che, diciamo, ha parenti o conoscenti, dei testimoni di Geova, ci chiede qual è il motivo per cui c'è questa diatriba che riguarda proprio il sangue, quindi trasfusioni di sangue, e vietano. Perché c'è questa confusione in merito a questo punto? Questa è una cosa che ci chiedono degli amici che ci stanno seguendo e giro la domanda a te. Grazie per questa patata bollente. E allora, credo che ci sia da parte dei testimoni di Geova un frainteso su quello che è il vero motivo per il quale Dio ha stabilito questo principio nel Vecchio Testamento. Tu sai bene che attraverso il sangue possono essere trasferite delle malattie. Quindi mangiare o bere il sangue degli animali poteva essere veicolo di trasmissione di malattie
o infermità. Quindi io credo che Dio abbia dato, come in altri casi, nel Vecchio Testamento, questo tipo di direttiva proprio come profilassi igienica per evitare che il popolo si potesse ammalare. Ci sono altre forme di profilassi igienica, come tu le puoi leggere in Levitico, le puoi leggere in Esodo, nei Numeri, come quella di fare i bisogni fuori dal campo, per esempio, e poi coprirli con la sabbia. E altre cose del genere. Per esempio, un'altra profilassi igienica era quella del circoncidere, di fare la circoncisione, perché vivendo nel deserto, chiaramente senza la circoncisione si potevano avere problemi di ordine sia fisiologico che igienico. Quindi, per prevenire alcune forme di patologie, Dio aveva dato delle direttive ben precise come profilassi igienica, perché non gli avrebbe potuto parlare di malattie, di infermità e di situazioni un po' particolari, non 4.000 anni fa, perché sarebbe stato difficile. Oggi noi siamo in grado di comprendere che queste direttive avevano appunto un'origine di profilassi igienica per evitare che il popolo si potesse ammalare. Anche nel caso del non bere o del non mangiare le carni sacrificate agli idoli o di non bere sangue animale, è sicuramente una profilassi igienica che Dio aveva impartito come direttiva per evitare al popolo di Israele di potersi ammalare. Chiaramente ciò non ha niente a che vedere con la trasfusione di sangue, perché le due cose sono completamente diverse. Anzi, ritengo che sia un errore molto, molto grave, antibiblico, non aiutare le persone che hanno bisogno di sangue, perché significa disinteressarsi in maniera egoistica di quelle che possono essere problematiche dei nostri fratelli, delle nostre sorelle, del nostro prossimo, quando invece Gesù, la parola di Dio, è piena di questi stimoli nei quali, per mezzo dei quali Dio ci motiva ad aiutare gli altri. Lo stesso Gesù è stato il più grande donatore di sangue. Io sono stato donatore di sangue per tanti anni. Per tanti anni, anche 2 volte al mese, io andavo a donare il sangue all'Avis, proprio perché sensibile ai bisogni degli altri, proprio perché sapevo che c'era questa esigenza di donare il sangue in modo tale che chi ne avesse bisogno potesse essere soddisfatto nella sua esigenza. Ma il più grande donatore di sangue del mondo è stato Gesù. Io mi limitavo a dare mezzo litro di sangue, Gesù ha dato tutto il suo sangue, ovvero ha messo tutta la sua vita a nostra disposizione affinché noi ne potessimo beneficiare. Ma se tu leggi nella Bibbia, non ricordo precisamente dove, prima Giovanni, non la lettera di Giovanni, no, no, non l'Evangelo, ma prima Giovanni 3,16, Gesù dice, ci invita proprio a dare la nostra vita per i nostri fratelli. E siccome la vita è nel sangue, possiamo anche intendere questo versetto come dare il sangue per i nostri fratelli che ne hanno bisogno. Quindi, in sintesi, ritengo che sia un errore di interpretazione da parte dei testimoni di Geova di questo testo, che si limita a dare semplicemente una direttiva di profilassi igienica di non bere il sangue, piuttosto che evitare di fare delle trasfusioni, perché alcuni ne hanno veramente bisogno, altrimenti potrebbero anche morire. Infatti in America, in alcuni stati americani, concludo dicendo questo, se i figli, i parenti di alcuni testimoni di Geova ne hanno bisogno di una trasfusione di sangue, l'ospedale glielo fa in maniera coatta, indipendentemente da quella che potrebbe essere, da quello che potrebbe essere il permesso concesso dai genitori, perché altrimenti corrono il rischio anche di andare in carcere per omissione di soccorso. Credo che questo sia molto importante. Sì, certo, grazie per averci schiarito le idee, anche perché è bello il gesto di donare, appunto riguardo alla donazione del sangue. Quante volte i cristiani si sono sentiti nel dubbio, bloccati ad un gesto così bello, così straordinario. No, Michele, ma come si fa a concepire la possibilità di lasciar morire un proprio figlio, un bambino, una bambina o anche più adulto, per evitare di fare in modo che ci sia una trasfusione di sangue? Cioè, secondo me è completamente assurdo, fuori da ogni logica. Non parliamo solo di cristianesimo, parliamo anche proprio di umanità. Sì. Secondo me è assurdo
pensare una cosa del genere. Sì, assolutamente sì. Poi dicevi tu, come anche ha aggiunto qualcuno della redazione, Gesù Cristo ha fatto la prima trasfusione di sangue. Esattamente. La prima donazione. Donazione di sangue, ecco, ci ha concesso. Alleluia, gloria al nome del Signore. Una domanda. Volevo dire molto... una cosa, Michele. Infatti, posso? Prego, infatti, prego. Paolo Apostolo, nella sua lettera, nella sua epistola ai Romani, al capitolo 3, versetto 25, dice qualcosa di molto importante che può essere frainteso. Lui dice che Dio ha preordinato Gesù per fare l'espiazione mediante la fede nel suo sangue. Non dice semplicemente che Dio Padre ha preordinato Gesù per fare l'espiazione col suo sangue, ma dice di fare, che Dio fa, compie l'espiazione mediante la fede nel suo sangue. Quindi noi siamo stati invitati dall'Apostolo Paolo e chiaramente dallo Spirito Santo ad avere fede nel sangue. Amen, alleluia. Uno potrebbe dire, ma qui sicuramente l'Apostolo Paolo ha sbagliato a usare questo termine, perché avrebbe potuto dire fede in Gesù, fede in Dio, eccetera, eccetera. Ma Paolo Apostolo parla proprio di avere fede nel sangue, perché lui aveva compreso il valore che c'è, che Dio attribuisce al sangue, proprio come veicolo di espiazione, di cancellazione dello stato di peccato, anche della natura stessa di peccato, per poter essere nuovamente riconciliati con Dio. Ecco, senza questo versamento di sangue, senza questa donazione di sangue che Gesù ha compiuto per noi sul Calvario, noi oggi non potremmo in alcun modo approcciare il trono della grazia di Dio. È bello riferirci a questo concetto anche quando adoriamo, quando ci abbandoniamo nelle mani di Dio attraverso l'adorazione, i momenti di preghiera. Parlo anche col presidente della Rete Nazionale Intercessori, quindi sappiamo bene che cosa parliamo quando diciamo intercedere, e avere questo concetto di sangue sparso su di noi, la parola dice alzate mani pure all'Eterno, e questo può avvenire soltanto con un lavoro di purificazione che viene proprio dal sangue di Cristo. Diciamo che non stiamo parlando di un sangue che scorre sulla nostra pelle e quindi noi lo possiamo vedere con i nostri occhi, qualcosa che macchia i nostri vestiti carnali, ma stiamo parlando di qualcosa che avviene nel mondo spirituale, mondo esatto, che noi visitiamo e nel quale entriamo, interagiamo proprio quando preghiamo. Guarda, io sono un amante, Michele, sono un amante delle figure tipologiche. La Bibbia è piena di figure tipologiche e profetiche che sono state messe lì non per caso. Amen. Sono state messe lì proprio per fare in modo che attraverso la comprensione, o se vogliamo la rivelazione del significato di queste figure tipologiche e profetiche, noi potessimo avere la possibilità di capire e vedere le cose dalla prospettiva di Dio. Credo che sia importante capire questo. Nel Vecchio Patto il sangue veniva spruzzato attraverso, diciamo, il ramoscello di issopo, il sangue degli animali veniva spruzzato e veniva applicato sulle case, sui lebbrosi, eccetera. Nel Nuovo Testamento, invece, il sangue non viene più spruzzato, ma viene applicato con fede facendo delle dichiarazioni. La parola di Dio dice: laddove vedrò il sangue passerò oltre, perché il sangue sarà per voi un segno. Ecco, laddove c'è il segno del sangue accade qualcosa. Ora, quel sangue che è il maggior deterrente, il miglior deterrente contro ogni opera di Satana, è anche invece il veicolo per mezzo del quale noi permettiamo allo Spirito Santo di compiere segni, miracoli e prodigi. Quello stesso sangue che impedisce a Satana di operare, invece dà la possibilità, l'opportunità allo Spirito Santo di glorificare il nome di Gesù. Tu sai benissimo che in Prima Giovanni, capitolo 5, dal verso 6 al verso 8, è scritto che tre sono coloro che rendono testimonianza nel cielo, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, e tre ancora sono quelli che sulla terra rendono testimonianza, lo Spirito, l'acqua e il sangue. Quindi lo Spirito Santo rende testimonianza, compiendo segni, miracoli e prodigi, della meravigliosa opera di redenzione che Cristo ha compiuto versando il suo sangue.
E quindi il sangue diventa il segno che permette allo Spirito Santo, laddove il sangue viene applicato con fede, di poter intervenire rendendo testimonianza dell'opera meravigliosa di redenzione che Cristo ha compiuto e quindi di glorificare Cristo. Io penso che noi dobbiamo ancora scoprire, ancora rivalutare, scoprire il nostro compito di essere d'aiuto allo Spirito Santo affinché lo Spirito Santo possa glorificare Cristo e fare in modo che Cristo sia benedetto, creduto, riconosciuto come l'unico Signore e Salvatore, perché Lui è il nostro Dio vivente. Cito una frase di Charles Spurgeon, che probabilmente molti conosceranno, che diceva, rientrando in quello che potrebbe essere il discorso relativo all'intercessione, Charles Spurgeon diceva: le ferite sanguinanti di Gesù sono la garanzia dell'esaudimento alle nostre richieste. Quindi, quando noi basiamo le nostre richieste, quando noi basiamo la nostra preghiera o la nostra intercessione, essendo consapevoli del fondamento, cioè ovvero dell'opera di redenzione che Cristo ha compiuto, quindi basiamo la nostra preghiera sul valore del sangue, noi non possiamo fare altro che ricevere esaudimento alle nostre preghiere, perché Dio riconosce il valore del sangue, sa che le nostre preghiere non sono fatte nel nostro nome o nel nome della nostra denominazione o della nostra chiesa o di qualcun altro, ma che le nostre preghiere sono basate sul sacrificio che Cristo ha compiuto versando il suo sangue. Quella diventa, diciamo, la chiave di volta che permette a Dio di fare in modo che le nostre preghiere siano esaudite. Io credo che sia importante, oggi soprattutto in questo periodo che precede la realizzazione delle ultime profezie messianiche ed escatologiche, imparare ad applicare con fede il sangue non solo sulle nostre vite, sulle nostre case, sui nostri figli, sui nostri ministeri, finanze, eccetera, ma imparare ad applicare il valore, quindi il potere che il sangue di Gesù esprime in termini di redenzione nei luoghi celesti. Nel primo cielo, nel secondo cielo, in modo tale che ogni forma di opposizione o resistenza satanica e umana a quelle che, a que, a que, alla realizzazione, a quella che potrebbe essere l'instaurazione del regno di Dio sulla terra, vengano rotte. Cioè, io so che Gesù, fai attenzione a questa cosa, passando, quando Gesù è risorto, disse a Maria: non toccarmi perché io non sono ancora salito al Padre mio, al Padre vostro. Gesù doveva salire dopo la sua resurrezione al Padre suo e al Padre nostro per portare, per recare con sé l'offerta, il sacrificio, l'offerta del sangue nei luoghi celesti, nel tabernacolo celeste non fatto da mano d'uomo, e quel sangue è diventata la garanzia della nostra legale, perfetta, eterna e completa redenzione. Ma Gesù, nel momento in cui col suo sangue è passato attraverso il primo cielo e poi attraverso il secondo cielo, per arrivare nel terzo cielo, nel luogo santissimo, nel tabernacolo celeste non fatto da mano d'uomo, ha purificato, così come diceva la parola di Dio, tante le cose terrene che le cose celesti. Quindi anche il primo cielo e il secondo cielo sono stati purificati attraverso questo passaggio del sangue che Gesù ha fatto sì che diventasse reale quando è salito dalla terra al Padre suo, al Padre nostro. Che cosa sto cercando di dire? Che attraverso questo sacrificio tutto il potere del maligno, Satana, principati, potestà, demoni, spiriti malvagi, eccetera, eccetera, è stato vinto, è stato sconfitto, è stato piegato. Quindi quando noi applichiamo il sangue di Gesù nella nostra intercessione, nel primo cielo, nel secondo cielo, non facciamo altro che ricordare a questi principati, potestà, demoni, eccetera, eccetera, che loro sono stati già vinti in virtù del sangue di Gesù. Noi solo gli ricordiamo che loro sono stati sconfitti, che non hanno più alcuna autorità, ma la vera autorità ce l'abbiamo noi, Gesù ce l'ha delegata, noi abbiamo questa autorità che dobbiamo esercitare in modo tale che le nostre preghiere possano avere un impatto forte nei luoghi celesti e fare in modo che ogni forma di influenza satanica esercitata sui nostri paesi sia cancellata, sia rimossa in virtù di quel sangue e il regno di Dio invece si possa manifestare con potenza.
Credo che questa sia una chiave molto importante per l'intercessione. Quindi l'intercessione non si basa sui nostri desideri, eccetera, eccetera, ma si basa sulla vittoria che Cristo ha già ottenuto sui principati e potestà e Satana stesso, grazie al versamento del suo sangue. Ribadire questi concetti ritengo sia fondamentale. Alleluia, alleluia. C'è un amico Christian che ci chiede se puoi molto brevemente spiegarci ancora di nuovo, perché l'ha già fatto quasi in chiusura del pensiero, la differenza tra il primo, il secondo e il terzo cielo. Non c'entra con il nostro, insomma, con il nostro tema, ma ci chiede se puoi molto velocemente spiegare la differenza tra questi tre elementi e poi torniamo perché ci sono altre domande che riguardano il sangue. Sì, Paolo Apostolo dice che lui un giorno è stato rapito, non ricorda se con il corpo o senza il corpo, io secondo me fa un po' il furbetto, ma comunque lui dice che è stato rapito ed è stato portato in questo terzo cielo dove ha udito e visto cose che non si possono proferire. Quindi, biblicamente parlando, noi sappiamo che esistono questi tre cieli. Il primo cielo è quello dove viviamo noi, l'atmosfera umana, no? Il luogo dove noi viviamo su questa terra. E quindi questo è il primo cielo, ovvero il cielo destinato agli uomini. Il secondo cielo invece è il cielo che sembra essere destinato alla presenza di questi principati e potestà. Paolo Apostolo parla in Efesini 6 che il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma contro i principati e le potestà nei luoghi celesti, ovvero nel secondo cielo, mentre sappiamo che il terzo cielo è il luogo dove c'è la dimora di Dio, il quartier generale di Dio. Dove esiste questo tabernacolo celeste, non fatto da mano d'uomo, che è il posto dove Gesù ha portato il suo sangue come garanzia della nostra perfetta redenzione. Alleluia, grazie. Questa è la risposta per il nostro amico Christian. Ci sono altre domande e vorrei fartele prima che scada il nostro tempo a disposizione. Facendo un attimo riferimento alla parte, come dire, conservatrice delle nostre chiese in Italia, si ascoltava dai nostri nonni spirituali l'esclamazione molto diffusa: Sangue di Gesù. Quando c'erano degli eventi improvvisi si invocava il sangue di Gesù. Una parte invece progressista un po' condanna questo modo di parlare. Mi piacerebbe avere un'apertura anche attraverso la tua esperienza su questa diatriba, chiamiamola così, insomma, sull'esclamazione sì o no delle parole sangue di Gesù quando si è di fronte ad un pericolo, per esempio. Bene, io ho detto prima, mi fa piacere ribadirlo adesso, nel vecchio patto il sangue veniva spruzzato con questo ramoscello di ispo e veniva applicato sulle case, sulle cose, sui lebbrosi, sulle persone, eccetera, eccetera, anche sui libri. Nel nuovo patto, invece, il sangue di Gesù va applicato con fede attraverso dichiarazioni di fede. Quindi dire sangue di Gesù perché crediamo che in quel momento la dichiarazione fatta con fede ci possa proteggere da eventuali problemi, ritengo sia biblico. In questo caso non sono un progressista. Ma è pur vero che Paolo Apostolo dice di avere fede nel sangue di Gesù. Quindi bisogna distinguere se questa frase, se questo tipo di espressione, sangue di Gesù, o come dicevano addirittura alcuni, sotto il sangue di Gesù, sia una frase che nasce da una fede del cuore o da una forma di superstizione evangelica. In tal caso, chiaramente non è corretta. Una cosa è esclamare sangue di Gesù per un'eventuale forma di superstizione evangelica, un'altra cosa è proclamare sangue di Gesù nel senso di essere consapevoli del valore che il sangue ricopre nell'ambito dell'atto redentivo e quindi dichiarare con fede il valore del sangue. Sono due cose che io ritengo sia importante comprendere e fare le dovute distinzioni. C'è una domanda che ci pone la nostra ascoltatrice Sara, la quale dice: negli ultimi tempi non c'è una vera considerazione, non c'è più una vera considerazione del sangue di Gesù, anche nella predicazione e nell'insegnamento. Forse perché la fede nel sangue di Gesù è venuta meno?
Beh, questa è una domanda che mi piace molto, ringrazio questa sorella e vorrei spendere un po' più di tempo, se è possibile, su questo. Certo. Uno dei motivi, Michele, per i quali mi sono sentito da parte di Dio spinto a scrivere questo libro, che avrebbero sicuramente potuto scrivere tanti altri come me, non è che io sia l'unico, è proprio perché abbiamo visto, abbiamo considerato, io ed altri ministri, non parlo in plurale maestatis, ma io e altri ministri abbiamo considerato che durante il corso del tempo c'è stata una deriva, c'è stato un allontanamento da questo fondamento del sangue. Anzi, in alcuni ambiti religiosi si è scelto, volutamente si è scelto, di escludere le predicazioni e gli insegnamenti sul sangue, anche i cantici che una volta invece erano molto amati per quanto concerne il sangue, perché hanno detto che parlare, insegnare e cantare di sangue, di sacrifici cruenti, sia diseducativo. Io non ritengo che sia diseducativo, anzi ritengo che sia invece educativo, formativo, proprio per capire le cose dalla prospettiva di Dio, perché se Dio attribuisce al sangue un valore, noi dovremmo essere in grado di attribuire al sangue lo stesso valore che Dio gli attribuisce, se vogliamo essere in armonia con il pensiero e i principi spirituali che Dio ha stabilito. Mi ricordo che, forse sicuramente anche tu ti ricorderai, di tanti canti sul sangue, no? Per esempio, io mi ricordo che mio figlio Daniele, alla tenera età di 4 anni e mezzo, dopo aver superato un problema di ricovero in ospedale, era stato ricoverato per un laringospasma, cioè la laringite si restringeva al punto tale che lui non poteva più respirare, quindi poteva anche morire, doveva essere portato in ospedale per evitare questo soffocamento e eventualmente poter praticare una tracheotomia. Dopo qualche giorno che è uscito dall'ospedale, noi lo stavamo portando a casa e mi ricordo che lui alla tenera età di 4 anni e mezzo cantava da solo, senza che nessuno gli avesse detto niente. Sulla porta della vita mia c'è il sangue di Gesù l'Agnello, nessuna condanna resistere potrà al suo sangue che è sparso per me. Ora, questi canti non si sentono più. Io mi ricordo che alla tenda Cristo la risposta, mi è piaciuto vedere prima la pubblicità della presenza della tenda della Cristo la risposta in Umbria o nelle Marche, perché sono zone abbastanza spiritualmente depresse. Io sono stato parte della tenda Cristo la risposta dall'84 all'86, anzi ero il leader del gruppo musicale, e cantavamo diversi canti sul sangue. Mi ricordo che Steve Hubbard cantava un canto bellissimo con la sua bellissima voce sul sangue e diceva, faceva più o meno così: io so che è stato il sangue, io so che è stato il sangue, io so che è stato il sangue per me. Te lo ricordi questo canto meraviglioso? Non vado avanti, chiaramente non siamo qui per cantare, ma per ricordare che nei tempi passati, negli anni passati, il valore del sangue era molto più considerato. C'erano molti insegnamenti, molte predicazioni che trattavano l'argomento del sangue. C'erano cantici bellissimi che trattavano l'argomento del sangue. Ora sono circa 10 anni, se non di più, che di questo tipo di cantici o predicazioni o insegnamenti non se ne sente più parlare, non si sente più cantare. Probabilmente ha ragione questa sorella che dice forse ci siamo allontanati o ci stiamo allontanando dalla fede nel sangue, come Paolo invece dice nella sua lettera ai Romani. Ed è questo uno dei motivi più importanti per i quali ho scritto questo libro, affinché soprattutto le nuove generazioni di credenti possano avere un riferimento scritturale, anzi diversi riferimenti scritturali in questo libro, che li può aiutare a capire l'importanza di questo fondamento della fede che è il sangue di Gesù Cristo. Alleluia, gloria al nome del Signore. Io ci sono altre domande, ma non abbiamo il tempo purtroppo di porle, ma c'è un versetto col quale vorrei chiudere, che sicuramente riscontrerà la tua approvazione, e che è quel famoso versetto contenuto in Apocalisse al capitolo 12, nel quale è scritto che noi saremo riconosciuti
per il sangue, il segno del sangue dell'agnello e della nostra testimonianza. Ora, per quanto riguarda la nostra testimonianza, sì, noi non ci fermiamo nel modo più assoluto, e anche grazie per quello che hai raccontato di Daniele, ci siamo commossi. E tanti altri, i canti che hai accennato, gloria a Dio, sono stati di edificazione, ma vogliamo porre in grande enfasi l'importanza che il sangue avrà anche nel ritorno di Gesù, quando nel rapimento vivremo l'eternità con Lui e avremo e saremo identificati proprio da questo segno che è il sangue di Cristo. In chiusura vorrei darti ancora qualche minuto se vuoi aggiungere qualcosa e poi possiamo salutarci. Beh, il verso che hai citato, Michele, è uno dei versi che ritroviamo nel libro, perché è importantissimo. Lo hanno vinto, non lo vinceremo, lo abbiamo già vinto, grazie a Dio la vittoria di Cristo è diventata la nostra vittoria, lo hanno vinto grazie al sangue dell'agnello e alla parola della loro testimonianza. Ritengo che questa sia una chiave di lettura molto importante per fare in modo che noi possiamo vivere una vita cristiana vittoriosa e non una vita cristiana sconfitta. Gesù è venuto per fare in modo che noi possiamo essere più che conquistatori. Alleluia, abbiamo vinto, alleluia, gloria al nome del Signore. Io ti ringrazio Paolino, è stato veramente bello stare questa mattina insieme e argomentare su questa meravigliosa tematica che appunto ci è così vicina nella nostra esperienza cristiana, che troppo spesso la diamo per scontata, ma a noi piace proprio mettere i puntini sulle i, sulle basi della nostra esperienza, della nostra relazione con Gesù. Alleluia. Grazie Paolino, grazie. Ci sarebbero tante altre cose, Michele, certo, da dire, se poi vuoi fare un'altra... diretta, la possiamo fare. Vorrei solo dire che se qualcuno desidera acquistare il libro Il Vallo del Sangue, mettiamo può il fare nostro delle numero. Richieste. Sì, mettiamo il nostro Metti numero, così il numero, puoi mettere la nostra, perfetto, o puoi così mettere anche la mia email, come ti pare. Sì, sì, switchiamo i nostri i contatti direttamente al pastore Paolino per mettervi in contatto con lui. Bene, io ti ringrazio, grazie ancora, vi ripeto la mia gratitudine anche a nome dei nostri spettatori per questo tempo passato insieme. Sono d'accordo che c'è veramente così tanto da dire che dovremmo continuare ancora per un'altra ora, e a questo punto colgo il suggerimento e mi annoto le altre domande in modo che possiamo eventualmente affrontare insieme il tema con ancora un'altra diretta. Grazie e Dio continui a benedire la tua giornata, il tuo ministero in quest'oggi. Grazie a te Michele, grazie a te, a tutto lo staff di Parole di Vita e a coloro che ci hanno ascoltato. Dio vi benedica, amen. Shalom. Grazie, shalom, grazie. Vi ringraziamo amici, è stato un tempo benedetto anche perché lo studio della parola di Dio, gli approfondimenti sulla parola di Dio sono qualcosa che veramente hanno un valore straordinario. La parola stessa dice che egli vi ricorderà quello che dovete dire. Ricordare significa far venire alla mente qualcosa che abbiamo già studiato. Quindi il valore dello studio della parola di Dio deve essere sempre tenuto in grande considerazione, perché abbiamo bisogno di cibarci, crescere, diventare più alti in Cristo, non per gli uomini, ma avvicinarci alla meravigliosa presenza del Signore con una maggiore spinta che proviene proprio dalla consacrazione in preghiera e allo studio della parola di Dio. È importante, Dio ci affida una relazione basata sul dialogo, ma non c'è nessuna relazione che si fonda e che vive soltanto nel dialogo. C'è bisogno anche di azioni, e una delle azioni che dobbiamo mettere in campo per innamorarci sempre di più di questo meraviglioso Gesù Cristo che è morto in croce e che è il nostro Salvatore è appunto la nostra cameretta segreta, fatta di comunicazione, quindi parlare, ma anche di studio, di consacrazione attraverso lo studio. Dallo studio della parola di Dio nascono tante azioni. Gesù dice che crea in noi l'agire e il volere. Io non so se hai fatto mai questa esperienza di vivere momenti, grande apatia, grande sonnolenza, e poi fare questa preghiera: ho bisogno del tuo agire e il volere, ed egli poi è intervenuto e ha fatto di te e di quel momento, trasformandolo qualcosa di straordinario, proprio perché egli interviene, risponde non solo con una comunicazione verbale ma anche con un'azione spirituale nella tua vita. Questo lo possiamo vivere soltanto radicandoci sempre più
nella parola di Dio. A tale proposito, se non hai una Bibbia, ti invito a scriverci al nostro numero di telefono, proprio perché siamo nelle condizioni di suggerirti dei sistemi per averla gratuitamente. Noi ti ringraziamo, siamo felici per questo tempo e ti diamo appuntamento ad una prossima diretta, a Dio piacendo, domani qui alle ore 12 su Parole di Vita.